macrocriminalità, colletti bianchi, microcriminalità. Catania offre di tutto. Il nuovo questore guarda a qualche settore in particolare oppure cercherà di agire ad ampio raggio? Il questore, così come i miei predecessori, mira, come ha sempre fatto gli stesso, parlo di me, mira a conseguire un risultato che deve essere il più ampio possibile. Noi non dobbiamo tralasciare alcun aspetto di quello che può essere la turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica e quindi dobbiamo garantire tutto quello che è possibile per poter dare al cittadino una percezione assoluta di sicurezza, la migliore possibile, chiaramente, attraverso ogni attività di contrasto all'uomo in divisa, alla volante, allo sfruttamento in senso buono delle migliori professionalità che indubbiamente esistono, che sono anche il portato della stratificazione di tutte le migliori esperienze che ognuno di noi ha portato nei propri ambiti specialistici nella lotta al contrasto alla grande criminalità che si manifesta in tante direzioni, in ognuna delle quali dobbiamo avere la giusta professionalità, la giusta competenza, la giusta programmazione e, aggiungo, come dicevo prima, la giusta sinergia con le altre forze dell'ordine e alla direzione di una sapiente Procura della Repubblica per poter ottenere il miglior risultato possibile. Questo è il nostro obiettivo e siamo fiduciosi di poterlo conseguire perché le professionalità ce le abbiamo, la volontà assolutamente pure.